tempo di carnevale, tempo di carni e di sfilate. E per parlare di carnevale abbiamo qui con noi oggi alla nostra intervista uno dei massimi esperti di tradizioni popolari, il professor Carlo Lapucci. Carlo, Buonasera. benvenuto da noi. Grazie. Dicevamo di carnevale, ovvero non abbiamo ancora finito di mangiare il panettone. E già siamo a carnevale, noi intanto continuiamo a mangiare i cenci e le frittelle. Ma come mai il carnevale quest'anno è venuto così a ridosso del Natale? È venuta a ridosso del Natale perché la Pasqua è bassa. Siccome la Pasqua ha un periodo d'oscillazione per la sua caduta dal 22 marzo fino al 25 aprile, e quindi quando quest'anno è venuta piuttosto altina, ma neanche esageratamente, potrebbe venire anche prima. Di conseguenza il carnevale arretra. E arriva praticamente a ridosso delle feste natalizie, le quali però danno l'inizio al carnevale perché era costume in parecchi posti cominciare il carnevale con le feste all'Epifania e in certi altri posti, in Toscana per esempio, il 17 di gennaio, che è appunto Sant'Antonio. E da lì in poi comincia il carnevale. Però una volta cominciava un po' in sordina, perché era la festa familiare delle serate, delle vegliate. Si mangiava presto, ci si trovava in una casa e lì si faceva festa con poco, insomma, vino dolce. Dolci casalinghi, sono le vegliate familiari, vegliate invernali con le fiabe, i giochi, eccetera. Poi dopo aveva un'accelerazione che culminava con il martedì di carnevale, martedì grasso, prima giovedì grasso, poi il martedì era la fine del carnevale, l'inizio, il giorno dopo le ceneri e cominciava. Ecco, detto questo, si capisce che c'era proprio una regia, diciamo così, un senso a tutto questo, che è stato perso perché ormai è tutto carnevale praticamente, che si comincia presto e si finisce non si sa quando, perché le sfilate dei carri si prolungano oltre la Pasqua per ragioni turistiche, eccetera. Diciamo che il carnevale non è che abbia più quel senso che aveva una volta e quindi è una cosa che vive soprattutto perché serve a fare affari, a vendere maschere, a andare a fare feste e vacanze sulla neve, insomma è una cosa del tutto consumistica o quasi, sopravvive laddove c'è ancora questo spirito di differenziazione tra carnevale e quaresima. Ecco. Parliamo un po', delle origini del carnevale. Che legame ha il carnevale col paganesimo e col cristianesimo? Nasce nel paganesimo, sono le feste pagane, saturnali, tutte queste feste antiche, che sono feste per onorare le divinità della fecondazione e della terra, insomma. E siccome la stagione è veramente dura, c'è la penuria perché la terra non offre poi granché, ecco che allora si stimola la vita sociale, eccetera, con delle feste e delle ricorrenze, dei giochi, eccetera. Quindi il carnevale aveva, chiamiamolo così, insomma, l'anticipo del carnevale, il nonno del carnevale, aveva delle manifestazioni di sfrenatezza unica nel paganesimo, che naturalmente da prima il cristianesimo condannò assolutamente, perché evidentemente erano addirittura oscene certe manifestazioni dal punto di vista cristiano.
Poi dopo invece furono inglobate perché era troppo, è troppo naturale questo periodo di allegria, eccetera. Anche perché prelude al periodo più terribile della sopravvivenza, soprattutto nella campagna, perché il periodo della Quaresima la Chiesa lo ha consacrato proprio come un periodo di espiazione, ma era espiazione quasi imposta, perché ci sono soltanto alcuni ortaggi, poco più, insomma, qualcosa di conservato, come le noci, eccetera, ma non c'è assolutamente, non ci sono risorse. E allora ha unito questa necessità all'opportunità diciamo così, di penitenza, di riflessione, eccetera, che è costituito dalla Quaresima. E che poi anche questa arriva all'esplosione della resurrezione e della pienezza della vita collegata alla campagna. Perché questo iato tra allegria? Perché sono le feste, diciamo così, solari, che sono collegate all'Epifania, al Natale, che è il centro del solstizio, che devono piano piano innestarsi nelle feste lunari, che sono dominate dalla Pasqua. E luna e sole non si combinano tanto bene. E allora c'è, come nella frizione, questo spazio che permette praticamente al sole e alla luna di fare le proprie oscillazioni e di imparentarsi con il maggior agio possibile. È il principio maschile e femminile, che per stare insieme hanno bisogno di molta libertà. Il carnevale è al tempo della crisi, ecco, possiamo dire così. Che senso ha continuare a festeggiare a ritmi sempre più sfrenati certe feste, certi giorni, quando in realtà il paese vive la crisi anche sempre più buia e il carnevale intanto sfora in Quaresima e sempre più avanti? Ma è successo quello che è successo a tutte le feste tradizionali che si sono fatte e reinventate nei paesi. Cioè a dire, oggi non c'è più una vita spirituale che governa la vita, diciamo, comune e sociale. C'è un bisogno di creare delle scuse, delle occasioni per poter vendere, organizzare, divertirsi, eccetera. Cioè a dire, il consumismo si è impadronito e si sta impadronendo totalmente di quella che è la vita, e allora toglie significato a tutte queste cose che avevano un profondo significato spirituale, e per quello non si rispettano più i limiti, perché un paese che prepara dei carri che costano quello che costano, eccetera, non si rassegna con il martedì di carnevale a chiudere bottega, vuole continuare, incrementare. Il pubblico ci sta, accetta questo tipo di svago, di occasione, di divertimento, e così praticamente si arriva al punto che non si sa più neanche che cosa si festeggia e perché si festeggia. Tanto è tutto un carnevale, quindi a un certo punto non c'è ragione di differenziare queste cose qui. È una strada che ha preso il mondo e che ha difficoltà a capire da che parte vuole andare, e quindi è una, insomma, è un problema, ecco, giustificarlo. Senti, ci dici qualcosa della etimologia della parola carnevale? Carne levare, sì. Carnem levare, che cosa significa? Carnis levarium, cioè dire sollievo della carne, o carne levare, levare, togliere la carne. In realtà non c'è una etimologia che si possa accettare come sicura e vera, perché non si è riusciti a trovare l'attestazione precisa. Perciò quest'idea di carne si collega strettamente alla festa, in quanto si mangia la carne, è un sollievo della carne, insomma, è collegata alla materia, insomma, cosa che invece per la Quaresima c'è il collegamento con lo spirito.
Ecco, tu sei esperto di proverbi. Io ho qui uno dei tuoi libri più famosi, forse, i Proverbi dei Mesi. Che cosa ci dici dei proverbi sul carnevale? A me viene in mente a carnevale ogni scherzo vale. Sì, quello è il più famoso. Esatto. Che si dice anche perché chi è destinatario di uno scherzo non si arrabbi, però penso che si potrebbe rovesciare il significato di un proverbio, diciamo così, un po' sconsolato, e dice carnevale o quaresima per me è la medesima. E voglio dire, per me va sempre maluccio, insomma, perché oggi si potrebbe dire carnevale o quaresima è sempre la medesima perché è sempre carnevale, insomma, meglio così. Ho capito. Senti Carlo, hai in mente, hai qualche progetto di qualche altro libro in particolare dedicato ai mesi? Proprio dedicato ai mesi, no, perché credo che lì ci sia quello che serve, insomma, e che alle feste, sì, le feste, difatti, anche nelle Toscana oggi io l'ho seguita particolarmente, cercando di ricavarci il vero significato che, come vedi, si perde sempre più nel tempo, insomma, si rischia appunto di festeggiare non si sa cosa, insomma, ecco. Allora ringraziamo Carlo per essere stato qui con noi e con voi alla prossima intervista. Arrivederci.